So, l'ospite con la valigia, ci sarà una sorpresa secondo me, vero? E allora sono qui con l'uomo con la valigia, Simone Fanelli. Buonasera, salve. Ciao, salve, Simone. Salve, buonasera. Ventriloquo. Ventriloquo, sì. Devo dire che lo hai detto bene, perché tante volte si sbaglia a dire ventriloquo, invece non è ventriloquo. È giusto. Poi è l'arte. Io studio. Deriva dal latino ventriloqui, che significa parlare con il diaframma, ma con la pancia. Sanno? Ma che ne sanno? Non ma che ne fanno? Ma che ne sanno? Viene dal latino, capisci? Anche una certa cultura, un certo spessore, insomma, voglio dire, dall'età di 8 anni hai cominciato a fare il prestigiatore. Beh, i bambini con la magia sono sempre affascinati. I miei genitori mi regalarono per il mio compleanno una scatola dei giochi di prestigio. Gioco classico. Però, sin da quando ero piccolo, non ero un bambino come tutti gli altri, perché gli altri giocavano a calcio, si vedevano. Invece io no, passavo i pomeriggi a tagliare mia nonna in due tagliata nel nonna garage. In frigorifero, no, è donna tutta ad un pezzo. Ha tagliato la nonna, ha tagliato la nonna in garage. Esatto. Allora, perché c'aveva una buona pensione. Ma ancora non lo c'era, ancora non lo pigliano. Però, ecco, non ti hanno arrestato ancora. Non ti hanno arrestato, sei ancora a piede libero. Allora, speaker radiofonico. Sì, esatto. Poi hai partecipato a tante trasmissioni, tipo i soliti ignoti, avanti un altro, eccetera, eccetera, che eccetera. Metta, esatto, sì. E adesso ti esibisci sulle navi da crociera. Sulle navi da crociera, sì. Un altro, cioè, io devo andare, vedi, sono tutti segnali che devo andare. In crociera di mare, con l'amore io voglio giocare. C'è già il pezzo questa puntata che lavora sulla navi da crociera, quindi è un chiaro segnale. Stasera di solito quando si sente parlare di ventriloqui si pensa al ventriloquo con il pupazzo, con il partner, così noi diciamo. Sì. Ma questa sera voglio fare una cosa più magica. Vorrei trasformare in un pupazzo una persona specifica. E chi può essere? Il patron di casa Peppino. Ah, no, trasformerà Peppino in un pupazzo. No. Perché lui non è il pupazzo, quello che fa muore. Adesso farò parlare Peppino. Peppino è intoccabile, però. Allora io vado via e ti lascio Peppino. Ok, sì, esatto. Ok, Simone Fanelli. Prego. Vediamo cosa succederà al nostro Peppino, ragazzi. Perché qui. Non toccate Peppino. Non ci toccate Peppino, ragazzi. Come va? Bene. Peppino, attenzione, se c'è qualcosa noi corriamo in tuo soccorso. Sì, l'aiutiamo. Allora, il microfono lo possiamo lasciare, secondo me, perché intanto facciamo una cosa un po' straordinaria, una cosa live. Lo mettiamo casomai qua dentro, guarda, perché così tanto la voce non ci serve, ti aiuterò io. È tutto chiaro? Ok, mi raccomando, guarda avanti, eh? Sì, lo so. Ok, perfetto, bene. E adesso la cosa più bella che accade, tutto questo è un'illusione, perché l'illusione alla fine è un qualcosa di magico, di straordinario. Allora, dammi la tua mano sinistra, cortesemente, la mano sinistra, esatto. Guardando avanti la telecamera, quando stringo la mano, apri la bocca più che puoi. Facciamo una prova, microfono. Un po' di più. Ci sei? Sì, ci sono. Mi raccomando, la bocca. Ce l'ho. Guarda avanti la telecamera, la bocca. Ce l'ho. Ok, perfetto. Mi raccomando, Arla, quando stringo la mano cosa fai? Godo. La bocca. Ce l'ho. Ok. Perché adesso ho preso il tuo microfono, adesso prendiamo un microfono un po' più particolare, che è un microfono per ventriloqui. Il microfono per ventriloqui è un microfono molto particolare perché non si vede in giro. Infatti adesso, Peppino, prepara, perché è una cosa straordinaria, ti farò una intervista. Se puoi venire dalla parte sinistra, grazie. Guardando sempre avanti, tu non dovrai fare nulla, rilassati. Ci sei? Tutto a posto? Ce la faccio più. Ok, bene, perfetto. Guardando avanti, guarda avanti in telecamera, facciamo la prova microfono. 1, 2, 3, croca. Ci sei? Sì. Ma che cosa hai fatto? Mi sono rifatto le labbra. Ok, bene, perfetto. Vabbè, adesso ormai va di moda. Ma diciamo chi sei? Io sono un cantante. Ah, sei un cantante? Sì. Sposato? No, sono single. Ah, sei single? Sì. Ah, come dice il proverbio, chi fa da sé? Diventa cieco. Comunque, proviamo a cantare una canzone. Abbiamo regia alla base, regia, musica. Grazie. Mi raccomando, le mani. Vai, guarda avanti, eh. Sì, lo so. È forte. Vai. Ce l'ho. Che confusione sarà perché ti amo. È un negozio che cresce piano piano. Stringi in corte e stai più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo.
canti il ritmo del dolce tuo respiro. E primavera sarà perché ti amo, padre una stella, gradini dove siamo. E te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa, sempre più alto si va. E vola, vola, ponte, il mondo è nato perché. Grazie, grazie mille, grazie Peppino per questo esperimento, grazie per avermi invitato, grazie per la musica, grazie come sempre. Grazie. Ma veramente, veramente incredibile, veramente complimenti, grazie. Complimenti. Ma io non ho mai visto una cosa così simpatica, veramente, bravo. Vero? Sì. Poi originale anche nel no? Si coinvolge nel nostro Peppino. Esatto, guarda, veramente fantastico. È ma vero, tu saresti capace a fare sta roba? Il ventricolo è una cosa particolare. Fare il ventricolo è veramente difficile. Ciao carissimo, ben trovato, ci vediamo presto. Farinelli, parlano con lo stomaco. Sì, una cosa particolare, sì, sì. E se un giorno stai con il mal di stomaco, che fai? È un casino, parli male. Parli male lì. Lì cambia il suono, con altri tipi di suono.